Vecchi televisori, asfalto, mobili dismessi, decine e decine di pneumatici, abiti, c'è di tutto. Rifiuti che talvolta vengono anche dati alle fiamme. È quanto mostra in questo video un telespettatore alla nostra rubrica Ufficio Le Crami. Siamo a Corbara, un'area di verde isolata, al lato della strada di collegamento del valico di Chiunzi. E l'immondizia, oltre che nel piazzale, si nota anche giù, nel vallone. Fino all'anno scorso c'era lo spazio qua sopra, c'era una salita che salivano i cacciatori e parcheggiavano la macchina per venire a sparare. Adesso nemmeno più quello ci sta. Addirittura è arrivato tutto in strada. Tra i rifiuti, lì da mesi e Vengono già mesi, avvertite le ci sono persone a insetti passare. e ratti. Insiste in zona anche un vecchio rudere abbandonato. L'interno della struttura fatiscente è stato a sua volta trasformato in discarica. Impressionante la quantità di vecchi pneumatici che in questo video il telespettatore, che ha scritto al nostro ufficio reclami, ci mostra. L'area andrebbe ripulita, bonificata e andrebbe fatto quanto prima, tuona il cittadino che ha voluto denunciare lo scempio. Poi viene anche dato tutto alle fiamme, non solo viene sversato, non solo viene sversato, ma tutto viene dato alle fiamme, come vedete. Quintali e quintali di asfalto che poi vengono incendiati. Vengono incendiati provocando fumi tossici.